bentornati in questo nuovo video. Questo sarà un video un po' particolare. Sono nel mio bagno. Esatto, proprio così. Sto per fare lo shampoo e avevo intenzione di registrarvi il momento dello shampoo, in quanto io effettuo pochi passaggi, ma era una cosa che molte di voi mi avete chiesto, in verità 3 o 4 di voi mi avete chiesto, e mi sono detta perché no, adesso lo realizzo, magari potrà tornare utile, non perché ci siano delle istruzioni per fare lo shampoo, no affatto, ma appunto può essere un momento piacevole di condivisione, insomma, per mettere un nuovo video sul canale e perché no, magari può servire, può sembrare utile, in quanto ho fatto ultimamente il video dei prodotti che utilizzo per i miei capelli, shampoo, balsamo, eccetera. Insomma, in quel video avevo detto in maniera teorica un po' quello che facevo per i miei capelli, cosa usavo per i miei capelli, e mi sono detta potrà rivelarsi utile un video nel quale mostro com'è che faccio lo shampoo, quindi la parte pratica. Quindi sì, vi lascio. Sì, una zanzara, l'ho appena stecchita. Va bene. Questi sono i raptus dopo 50 miliardi di morsi che ho ricevuto, di punture che ho ricevuto. Comunque ragazzi, io adesso vi lascio ai passaggi e ci aggiorniamo dopo. La prima cosa che faccio è andare a spazzolare tutti i capelli con questa spazzola tutta in legno, comprese le setole. Una volta spazzolati i capelli, preparo i capelli per fare la mia maschera all'olio di cocco e olio di ricino, e qui è il momento in cui la preparo. Metto un cucchiaio di olio di ricino nella ciotolina e poi ci aggiungerò 3-4 cucchiai di olio di cocco. Giù nel box informazioni vi metterò i link ai prodotti che sto appunto utilizzando in questo video. Terminata la miscela, andrò in bagno con i capelli inumiditi e ci vado a versare su tutte le lunghezze questo miscuglio di cosine. In particolare mi concentro sulle punte, che sono insomma quelle che si vanno a danneggiare di più, e sulle lunghezze. Prenderò una cuffia usa e getta e la andrò a mettere sui capelli, in modo tale che lascerò agire tutta la maschera per circa 30 minuti, un'ora, ma più sta e meglio è, perché insomma i capelli così vengono nutriti a fondo. Scaduto il tempo di posa, in questo momento ho fatto circa 30 minuti di posa, ecco quanto, e andrò a togliere la cuffia, profumano tantissimo, lasciate perdere, e poi andrò a sciacquare tutto quanto, ovviamente passando allo shampoo. Sono circa, mi sa che ho perso il conto, 8 mesi, 7-8 mesi sicuramente, che sto utilizzando questo shampoo di Sobioetic. È uno shampoo che fa veramente pochissima schiuma, quindi è indicato per i lavaggi molto frequenti, soprattutto in estate dunque. Lavato via per bene tutto lo shampoo, passerò ovviamente al balsamo, e questo fa parte sempre della linea Sobioetic, Le Nature mi pare si chiami. Comunque questo balsamo è molto molto bello perché è cremosissimo, sembra veramente una crema. Lo metto su tutte le lunghezze e una volta lasciato in posa per circa via un minuto, due minuti, anche perché non lo tengo tanto dal momento che avevo fatto per l'appunto la maschera in precedenza. Terminato il risciacquo del balsamo, è l'ora del turbante.
Questo turbante asciuga tutti i capelli e poi non mi resta che tamponarli ancora un pochino e passare all'asciugatura con l'asciugacapelli. Dal momento che non è più il caso perché si muore di caldo, io lascerò i capelli ancora un pochino così inumiditi e li lascerò asciugare all'aria. Veramente leggeri, leggerissimi. È una cosa pazzesca. Adoro questi shampoo e balsamo e adoro fare questa maschera di olio di cocco e olio di ricino. Dovete assolutamente provare a farlo perché veramente è una cosa pazzesca. I vostri capelli ringrazieranno. Oh, dal momento che fa veramente tanto tanto caldo, li lascerò così nature. Vi dico la leggerezza di questi capelli, a parte qualche nodo. Li ho anche un po' pettinati, però ecco, guardate il riccio che si è rivenuto a formare. Nulla, ragazzi, io spero che questo video vi abbia tenuto un pochino di compagnia. Vi saluto e alla prossima.